basta. Prossima fermata, bisturi? Ehi, ehi, facci piano, eh? Ho appena mangiato. Dovevo passare da me comunque. Ho un appuntamento con Misty. Ma non mi dire. È dolce, ah, quanto è dolce. Lei mi capisce davvero, sai? Eccoci qua. Dai, V. Ci si vede quando Vic avrà finito di rifarti i circuiti. Parleremo di quello che Dex ha in serbo per noi. Ehi, state! Siete padroni dei vostri ricordi, poiché gli occhi che avete non appartengono a voi, o meglio, non solo a voi! Che fai? Le guardi? Credete davvero che coloro che ti hanno venduto quegli occhi degli amici? Sì. E da quando è che hai delle ciunghe del genere? Ciao, V. Il dottor Vector è pronto a riceverti. Ti aspetto qui. Io e Misty abbiamo un po' di cose da raccontarci. Sembri contento? Perché lo sono, sempre. Vivo meglio. Ma abbiamo un nuovo lavoro per un pezzo grosso dell'Afterlife. Almeno abbassa la guardia. Vic, sei in forma, vecchio. Guardatore, è bello vederti. Anch'io sono felice di vederti, Vic. È passato di tempo. A cosa devo il piacere oggi? Lavorando mi sono collegata al neurosocket di una cliente e mi sa che mi sono beccata qualcosa. Hai emicrania, nausea, ipersensibilità alla luce? Tutto e anche di peggio. Ok, V. Ora diamo subito un'occhiata. A parte questo, come va? Ho conosciuto un fixer, sai? Mi ha dato un lavoro. Un certo Dexter Deshawn. Un nome grosso dell'Afterlife. Non c'è dubbio, stai facendo strada. Ma? C'è qualcos'altro che vuoi dirmi, Vic? Solo di stare in guardia. Ho sentito parlare di Dex. Non è così rilassato come vuol far credere. Mi serve qualche pezzo, ma roba seria, non giocattoli, Vic. Voglio degli occhi migliori e un grip. Sul serio? Ora? Ti sei decisa? Vic, ho fatto il botto. Dex Deshawn mi ha dato un lavoro. Comincio a fare sul serio. Mi serve roba performante. Dexter Deshawn. Beh, sì, è un pezzo grosso. Ma fammi indovinare, non ti ha ancora pagato? Smettila di frignare, Vic. Ti porterò gli addi dopo, con gli interessi, lo sai. È l'ultima volta, ok? Accomodati, siediti e rilassati. Ottica Kiroshi, è il meglio che ho e credo che sia quello che fa al caso tuo. Ora collegati. Tu da un'occhiata e scegli. Io scansiono e vedo cosa c'è che non va.
Mark 1, come dicevo. Scanner di tutto rispetto. Proietta dati sulla cornea. La ciliegina sulla torta e la lente di disturbo integrata. In poche parole, la tua faccia apparirà sfocata su qualsiasi telecamera di sorveglianza. Ricorda, però, il tuo corpo apparirà comunque nitido. Dovrebbe andare. E si interfaccia con la tecnologia Kiroshi. Sono pronta. Squarta pure. Ottimo. Procediamo. Metti qui quel braccio da super campionessa. Allora, novità nella vita di Victor Vector? Devo essere onesto. Non molte. E a me va bene così. Sai, ho vissuto in un mondo in cui contava soltanto diventare qualcuno. E cos'è successo? Un giorno ho mandato a fanculo tutto senza guardarmi alle spalle. Non sarò mai una leggenda, ma da allora dormo come un bambino. Così. Bene. Ora un po' di anestetico e posso tagliuzzarti. Senti qualcosa? Come sempre. Non sento niente. Sai che me lo chiedi ogni volta. Non vedo perché oggi dovrebbe essere diverso. Certo, tranquilla. Non rischi mica di crepare o di restare paralizzata. Che vuoi che ne sappia io? Sono solo un dottore. Come pensavo. Luci spente per un attimo, ok? Ok, vediamo se funziona. Facciamo la magia. Ti collego. Potresti sentire un leggero fastidio all'inizio. Vista sfocata, basso contrasto, sfarfallio. Beh, come ti sembra? Ci vedi bene? Oh, è fantastico, Vic. Ah, ottimo. E ora lo scanner. Serve qualche secondo per abituarci, sì, ma è così per tutte le prime volte, del resto. A un certo punto lo scanner si sincronizzerà con i tuoi processi mentali e leggerà le tue intenzioni. In più, si collega al database della polizia. Se incontri qualche poco di buono, capisci subito con chi hai a che fare. Andrà a meraviglia. Ora prendi l'arma. Dovresti vedere un nuovo mirino e quante munizioni hai. Il neurovirus, quello dell'ultimo lavoro, puoi controllare? Fatto ed eliminato mentre installavamo gli impianti. Ho effettuato una scansione completa su software e circuiti e ho fritto il baco. Sei a posto. Cazzo, Victor, sei un mago. Non so cosa dire. Di che prenderai questo e che ti ricorderai il dosaggio. Due spruzzi adesso e altri due tra un'ora. Cos'è questa roba? Un blando stimolatore. Dovrebbe potenziare la neurotrasmissione nel breve termine e attenuare gli effetti collaterali. Sei il migliore. Sono in debito. Vai, Roccia. Fagli vedere di cosa sei capace. E quando sarai qualcuno, non dimenticarti da dove vieni. Sulla guardia, idiota. Dai, colpiscilo. Sinistro, sinistro, porca puttana. Sinistro, porca puttana! Sulla guardia, idiota! Dai, colpisci! Sinistro, sinistro, porca puttana!
Sinistro! Sinistro, porca puttana! Sulla guardia, idiota! Dai, colpiscilo! Ah. Chi vince? Hernandez. Beh, ai vecchi tempi quella merda di Malone sarebbe già stato al tappeto. Adesso qualsiasi imbecille ha il cranio rivestito. Assorbe il 75% di ogni colpo. Ti manca, vero? Thank you.
Il tuo chakra del cuore sembra un po' scombussolato, piccolo. Posso liberartelo, ma devi stare attento alle energie negative. Ed evitare il rosso, qualsiasi cosa di rosso. Vi, io, ascolta, ho parlato con Dex mentre eri dal dottore. Ti aspetta nella sua macchina. Sì, ha parcheggiato qui vicino, davanti a Gramsci Burgers. Ok, cerco di venderci al meglio. Come vanno gli affari, Misty? Bene? Sei la prima persona che entra qui da 2 giorni. E 2 giorni fa era il ragazzo della pizza che si era perso. La gente di questa città ha perso il proprio legame spirituale. Ma, beh, sai, sono qui per servire loro, non il contrario. Non solo, a voi!